Fratelli e sorelle carissimi, un momento fa abbiamo sentito un invito accorato che San Francesco, nella regola cosiddetta non bollata del 1221, indirizza a tutti, a tutte le categorie di persone del suo tempo, e i ricchi e i poveri, uomini, donne, giovani, anziani, tutti quanti, nessuno escluso. È un invito accorato non per attirare l'attenzione su se stesso, no, per portare l'attenzione a colui che si è fatto uomo, il Figlio eterno di Dio, perché gli si dia lode, onore, gloria, benedizione, perché se ne colga tutta la pienezza, la bellezza, la gloria. Poteva scrivere così soltanto un uomo che aveva scoperto un tesoro, il tesoro nascosto, la perla di cui parla il Vangelo. Difatti, se noi ci avviciniamo a Francesco, anche dei nostri giorni, Francesco non tirerà mai l'attenzione su se stesso, ma ci indicherà un altro, ci indicherà Gesù, il Figlio eterno di Dio. E sono molto lieto di potervi dire che quest'oggi i ministri generali degli ordini francescani, più la ministra generale dell'Ordine Francescano Secolare, una rappresentante di tutte le innumerevoli famiglie religiose che si rifanno a San Francesco, oggi ci è stata presentata la Bibbia francescana da padre Fabio delle edizioni Messaggero di Padova. Com'è fatta questa Bibbia francescana? È una Bibbia come tutte le Bibbie, però incastonate nel testo vi trovate dei brevi passaggi con delle parole chiavi per l'esperienza francescana, sulla letizia, sulla povertà, sulla fraternità, e sono messe laddove appaiono con più, come dire, come riferimento forte nella Bibbia. E allora questo è un invito al francescano a leggere la Bibbia con gli occhi di Francesco, cioè a vedere come lui ha scoperto in quel testo il cammino, è diventata, come dire, la bussola che ha orientato il suo cammino. E poi nel testo a fianco trovate dei riferimenti alle fonti francescane. Veramente, andare da Francesco significa essere accompagnati a scoprire Gesù Cristo e il suo Vangelo. Però Francesco ha un rapporto particolare con le scritture. Certo, lui ha un rispetto, addirittura se trova un pezzo di carta con alcune lettere, perché quelle lettere messe insieme potrebbero comporre i nomi santi. Ma non si ferma al testo. Francesco va oltre il testo, perché il testo è come una freccia, un'indicazione. Il testo è testimone della parola di Dio fatta carne. La vera parola di Dio è una persona. È Gesù Cristo. È Gesù Cristo quando parla e quando tace. È Gesù Cristo quando prega e quando comunica con i discepoli. È Gesù Cristo quando si fa invitare a mensa e quando soffre sulla croce. Questa è la parola vera di Dio. E questo ci fa vedere la libertà di Francesco. La libertà di usare del testo sacro,
e allora non voglio tediarvi questa sera, ma solo due fatterelli che ci sono riportati della vita di Francesco che trovo molto significativi. L'uno, e pare si sia svolto proprio qua, alla Porziuncola, quel giorno che si presentò da Francesco la madre di due fraticelli. Quella madre era molto povera e i frati in quel momento non avevano nulla da darle. E allora Francesco dice, datele il testo del Nuovo Testamento. Ora, il testo del Nuovo Testamento non era come la Bibbia che abbiamo ricevuto quest'oggi, un testo maneggevole che tutto sommato non costa nemmeno così tanto, ma dovete immaginare un manoscritto su pergamena. Qualcuno ci ha messo una vita a scriverlo, è un valore immenso, ma Francesco è così libero da poterglielo regalare, perché ciò che conta non è la lettera, ma è la persona di Gesù Cristo. Quindi questo ci fa vedere la sua libertà. E poi c'è un altro fatto, ed è descritto nell'introduzione di questa Bibbia francescana e ripreso da San Bonaventura. Si dice che un giorno San Francesco, avendo in mano un Nuovo Testamento, fece un gesto che è abbastanza tipico per lui. Sorprendeva, compiva dei gesti inauditi, cominciò a strappare le pagine e ne diede una ad una ai frati. Ad ogni frate una pagina del Nuovo Testamento. Perché? Cosa voleva ottenere con quel gesto? Mi è venuto in mente una frase di Roger Schütz, l'abate, il fondatore della comunità di Tese, il quale diceva: non aspettare di aver compreso tutte le scritture prima di metterle in pratica. Se c'è una frase, un passaggio dei Vangeli che ti ha colpito, mettilo in pratica. Ed io credo che San Francesco, donando così un foglio del Nuovo Testamento, era come per dire: nella parte c'è il tutto. Ogni frase, ogni pagina può essere come una finestrella sull'immensità e sulla profondità dei Vangeli. Allora, io sono lieto di questa iniziativa che abbiamo, come dire, sottoscritto e appoggiato noi ministri di tutte le famiglie francescane, perché tornare continuamente alla scrittura vuol dire tornare a Cristo, guidati da Francesco. E vi inviterei in questa notte di veglia a riandare a quella frase, a quel passaggio dei Vangeli o del Nuovo Testamento che vi ha e continua a colpirvi, e chiedervi: come lo sto vivendo? Come potrei lasciarmi permeare ancora maggiormente? Come potrei viverlo, come chiede Francesco, sine glossa, senza tanti commenti, ma buttarmi dentro tutto, accogliere, vivere, gioire con serenità e lodare Dio. Amen.